24esima Bergenfest. Stasera abbiamo una formula un po' particolare, non è mai successo in tutti questi anni. Abbiamo un po' di senatori, un po' di deputati che sono venuti gentilmente a trovarci. Sono partiti anche da molto lontano, c'era una canzone che recitava così. Ed è interessante capire un po' come funziona la Camera, come funziona il Senato, le dinamiche delle volte incomprensibili che si innescono quando una legge va approvata dai due rami del Parlamento. C'è una Camera che avanza, c'è una Camera che funziona meglio, c'è qualcosa che non funziona. Poi magari se... Allora vediamo un po', se c'è quello del palché non lo faccio. Però se non c'è... Allora magari qualche domanda, dopo vedremo di sviscerarla così. Allora, vediamo un po'. Io chiamerei vicino a me il buon Fausto Carrara che è... E gradirei anche un piccolo applauso per il Fausto Carrara. Che è il diciamo, segretario di circoscrizione ed è quello che si è impegnato veramente tanto per organizzare questa festa. E poi, come si dice al Senato, si prepari... Dov'è Anelli? Vieni per favore. Venghi Anelli, venghi. Signori, buonasera, benvenuti ad Alzano Lombardo, benvenuti in Valle Seriana. Tanti di voi li ho visti nelle scorse serate, qualcuno di voi è assolutamente nuovo. Voglio dare il benvenuto a tutti gli amici, onorevoli e senatori che sono presenti questa sera. Voglio dare il benvenuto a tutte le persone che hanno deciso, nonostante il tempo, abbiamo provato anche con la Protezione Civile a soffiare, ma non ce l'abbiamo fatta. Le nuvole sono rimaste. Non voglio rubare assolutamente tempo, visto che ci sono moltissime persone che sono venute da lontano per trovarci. Voglio ringraziare Nunzio, voglio ringraziare tutte le persone che Mirko e Manuel che gestiscono quest'area. Ma come al solito, mentre Roberto Anelli, padrone di casa nonché neo consigliere regionale, mi raggiunge, voglio come al solito ringraziare tutti coloro che rendono veramente possibile questa festa. I nostri fantastici militanti. Buona serata, viva la Lega, viva la Valle Seriana, viva Roberto Anelli. Grazie, troppo buono, però vorrei infiarti a me anche il consigliere regionale Ciocca che è venuto a trovarci, grazie. Niente, 24esima Bergenfest è sicuramente sempre un successo questa festa, anche perché non dimentichiamo che in Bergamasca in questo momento ci sono quattro feste in modo contemporaneo, per cui il ringraziamento ovviamente a tutti i presenti, a tutti quelli che stanno lavorando, ma un ringraziamento particolare ai senatori e agli onorevoli che sono arrivati da lontano. Su Regione Lombardia avremo occasione di parlare più approfonditamente nelle prossime serate, perché ci sarà una sera ad hoc per quanto riguarda appunto Regione Lombardia, e quindi io lascerei immediatamente la parola per il saluto ovviamente al collega Ciocca, che sicuramente è uno tra i consiglieri regionali, a parte veterano perché già nella passata amministrazione c'era, ma uno che è un propositore di emendamenti, decreti legge e quant'altro, e di cui io ne vado fiero, perché ovviamente essendo neoeletto devo in qualche modo prendere conoscenza della nuova macchina regionale, e quindi devo affiancarmi a chi ha esperienze nettamente superiori alle mie. Per cui lascio la parola adesso al consigliere regionale. Stai qua, sarò breve. Io vi porto i saluti dei militanti pavesi, vi ringrazio, davvero ringrazio tutti i militanti, ringrazio voi, perché questa è la forza della Lega. Quindi noi dobbiamo... Scusami, tu ti chiami Ciocca. Ciocca. E lui? Anelli. Vieni qui. Si vede la differenza. No, quindi davvero vi porto il saluto da Pavia, dei militanti pavesi. Ringrazio tutta la vera forza della Lega che siete voi. Siamo una bella squadra in Regione Lombardia, abbiamo la fortuna di avere
un grande presidente che è Roberto Maroni. Siamo lì per cambiare un sistema. Guardate, in questi giorni, diciamo, di vacanza mi sono messo a leggere tutte le leggi che dal 1971 ad oggi si sono fatte in Regione Lombardia, e ci si accorge davvero la differenza di quando c'è la Lega e di quando non c'era la Lega. Se andate a vedere, nei primi anni 70 ci sono tante tante leggi pro nomadi, pro a difesa appunto del popolo nomade, a difesa dei Rom, a difesa di tutte queste etnie. Quindi vi accorgete davvero di quanto è diverso la presenza della Lega. Con Anelli, con Roberto, con tanti tanti amici e colleghi stiamo facendo davvero un lavoro importante. Io potrei raccontarvi quello che sicuramente avete già letto nei vari documenti della Lega, i 100 giorni della Lega Nord, ma oggi penso che sia giusto invece lasciare lo spazio non alla Regione Lombardia ma ai nostri parlamentari. Noi poi vi raggiungiamo con questi documenti per farvi capire davvero quanto si è fatto. Vi posso citare velocemente, molto velocemente, alcune cose. Un'azione importante sulla tutela del suolo, il fatto di combattere perché in Lombardia non si continui a importare i rifiuti. La Lombardia non è la pattumiera dell'Italia, la Lombardia deve utilizzare i termovalorizzatori solo per i rifiuti lombardi e non per i rifiuti di altre parti del paese, e con Roberto Maroni questo si può fare e si sta appunto facendo. Stiamo investendo molto su dare la casa alle nostre, alla nostra gente. Abbiamo la necessità di dare le case a chi ne ha realmente bisogno e no chi nel nostro paese è ospite. Abbiamo lavorato per quindi riformare la legge sulla casa, abbiamo lavorato su una legge che prenderà luce nel prossimo mese per contrastare il gioco d'azzardo. Guardate che le slot machine, il gioco d'azzardo è una reale criticità del nostro paese, sul quale Roberto Maroni ci ha chiesto di lavorare in commissione quarta. Abbiamo lavorato tutti assieme per cercare di rilanciare quello che è l'occupazione. Abbiamo messo in campo un miliardo di euro per dare i soldi alle imprese che sono in attesa delle amministrazioni pubbliche di essere pagate. Ecco, le iniziative sono davvero tante, le problematiche sono davvero molte, le conoscete meglio di me. Qual è il valore di questo momento? Quello di poter agganciare il mondo reale che siete voi, cioè noi abbiamo bisogno che dentro al palazzo arrivino le riforme, arrivino i cambiamenti, arrivino quelle risposte che la nostra gente ha bisogno. Guardate che prima della pausa estiva ho litigato con un dirigente in Regione Lombardia per il problema delle valvole termostatiche, questa demenzialità che bisognava per forza entro settembre di quest'anno far spendere una serie di risorse ai nostri cittadini in un momento che non se li possono permettere. E questo dirigente regionale diceva: ma consigliere, non sarà mica 1.000 euro all'anno per una famiglia il problema. Ecco, io mi sono permesso di dire: lei non ha ancora capito qual è il problema, qual è la situazione reale fuori dal palazzo, e vi assicuro che dentro ai palazzi, sono certo romani ma anche regionali, molti dirigenti, molti funzionari che a fine mese vedono arrivare lo stipendio e che d'inverno hanno il riscaldamento ed estate hanno l'aria condizionata, non hanno ancora capito i veri problemi dei nostri cittadini. Ecco, l'attività di Roberto, l'attività di Angelo deve servire per portare quel cambiamento, per portare quelle esigenze, quelle risposte che i nostri cittadini che ci hanno eletto ci chiedono di portare avanti. Quindi siamo lì per portare avanti un cambiamento, e il cambiamento lo possiamo fare grazie alle vostre idee. Potrei raccontarvi tante altre iniziative che abbiamo fatto, anche recentemente col collega Rolfi abbiamo fatto una battaglia sul problema di ACFA. ACFA vuole lasciare la Lombardia, vuole mettere in mezzo a una strada 200 dipendenti. Allora la Regione Lombardia gli ha detto: cara ACFA, tieni presente che se tu ti comporti in questo modo nei confronti dei cittadini lombardi, noi non compriamo più da ACFA una serie di forniture. Ecco, la politica deve anche essere questo. Non è pensabile che le aziende vanno a produrre fuori dall'Italia e vengono a vendere in Italia. Noi queste aziende non le vogliamo. I imprenditori nel nostro paese non servono. Noi vogliamo imprenditori, dobbiamo aiutare gli imprenditori, dobbiamo riconoscere il valore importante che un imprenditore oggi ha sul nostro territorio, ma i imprenditori fuori dalle balle. Grazie, buona festa, grazie davvero di questo momento, e grazie a tutti i militanti che hanno lavorato, e grazie a voi che ci state vicino anche nei momenti difficili. Un abbraccio, un saluto da Pavia, grazie.
Grazie Angelo, e adesso il senatore mi ha dato la delega per presentare un'altra persona a me molto cara, perché anche grazie al suo enorme lavoro sono riuscito ad arrivare in Regione Lombardia, e è il segretario di sezione di Alzano Lombardo della Lega Nord, Giuseppe Rota. Prego Giuseppe. Buonasera a tutti, grazie Roberto, un grazie Annunziante Consiglio, un grazie al segretario di circoscrizione Fausto Carrara. È motivo di orgoglio per noi essere ancora la sezione ospitante di questo appuntamento importante, che è la 24esima edizione della Bergenfest. Un grazie particolare ai militanti, ai sostenitori della mia sezione, al quale unisco tutte le sezioni della Valle Seriana e non solo, che ogni sera sono qui a dare il proprio contributo per rendere più bella e accogliente la festa. Un grazie a voi, a ognuno di voi, perché state dimostrando che la Lega Nord è viva, la Lega Nord è più viva che mai. Noi stiamo perseguendo un grande obiettivo, che è quello di trattenere più risorse nei nostri territori. Soldi nostri, soldi del Nord. Macro regione del Nord, prima il Nord, ma tutto questo ha un nome che esce forte dal nostro cuore, la Padania. Avanti, io ci credo, lavoriamoci con forza e determinazione. Adesso è alla portata. Permettetemi due brevi considerazioni, sarò velocissimo. Un certo Prodi e una certa sinistra ci avevano assicurato che con l'euro saremmo diventati tutti più ricchi e la soglia di povertà si sarebbe abbassata. Così non è stato. Questo euro imposto e studiato male nei concambi, questa Europa fatta di tecnocrati, massoni, banchieri, una globalizzazione senza dazi ha prodotto questa crisi che si sta impoverendo tutti. Noi vogliamo l'Europa dei popoli, l'Europa delle regioni, l'Europa della nostra storia, delle nostre tradizioni. Noi non vogliamo l'Eurabia e lo diciamo con tutta la nostra forza. Noi qui al Nord abbiamo imprese che chiudono non per incapacità imprenditoriale, ma perché manca l'accesso a credito. Si fallisce anche perché lo Stato non paga i propri debiti. Qui c'è gente che si sta suicidando perché, perdendo il lavoro, perde la propria dignità. Qui c'è gente che sta perdendo anche la speranza. Cara Ministra dell'Integrazione, ma a cosa serve questo Ministero? Mi sto chiedendo. Il problema è il lavoro, il lavoro, il lavoro, altro che lo ius soli. E poi mi permetta un'altra cosa. Un clandestino a casa mia, quando entra irregolare, compie un reato. Basta o buonismo, o se li porta a casa sua o noi li rispediamo da dove sono arrivati. Altro che modifica della legge Bossi-Fini. Io sono, se possibile, per un inasprimento delle misure in essa contenute. Chiudo veramente. È una vergogna che ci siano pensioni da 20-30 mila e non solo poche, sino a 90.000 euro mensili, quando ci sono pensionati che devono vivere con 500 euro. Corte costituzionale, sì o no, la Lega Nord non può permettere questo stato di cose. Grazie. Viva la Lega Nord, viva la Bergenfest, forza Padania. Osti. Osti. Però. Bene, allora, molto bene, bravo Beppe. Adesso per i prossimi due anni sei a posto. Allora, vediamo un po' se riesco a portare sul palco tutti i nostri ospiti. Però vedete l'uomo nell'angolo che sugghigna. Vieni qua Ettore, vieni qua. Vieni qua, lui sarà ospite fisso in una serata settimana prossima, però. Mamma. Allora mi hanno chiesto di
fare un saluto questa sera, e io faccio veramente solo un saluto. Sono in grado di spiegarvi, se volete, per alcune ore com'è il Senato, com'è la Camera. Li ho frequentati tutte e due fino a un paio d'anni fa, quando ho deciso volontariamente di venirmene via per fare meglio il Presidente della Provincia. Una cosa che mi piacerebbe che passasse nella testa di questi nuovi, e anche di chi non è più tanto nuovo, ma soprattutto dei nuovi, è che sì, bisogna fare bene le leggi, bisogna stare attenti, bisogna lavorare tanto. Quello che però forse ci siamo dimenticati di utilizzare è la curiosità, non solo la determinazione, la curiosità di girare intorno a un problema, girargli intorno come se fosse un satellite intorno a un pianeta, per vederlo da tutte le sfaccettature, perché troppo spesso chi fa le leggi non è quello che poi le deve seguire, servono sempre agli altri. E siccome poi, quando ci accorgiamo che le leggi sono sbagliate, ci incazziamo con quelle che hanno fatte, cerchiamo di evitare di essere noi a farle in un modo un po' improvvisato. L'altra cosa di cui sento parlare anche da questo palco, anche ieri sera, è che bisogna cominciare a rischiare un po' di più. Tanti anni fa, quando non c'erano i decreti, quando non avevamo avuto un leghista a fare il ministro dell'interno, era molto più pericoloso forse riuscire a fare le cose che la nostra gente voleva. Ma a me piacerebbe ritrovare a vedere qualche sindaco dei nostri che fa le retate come le facevamo noi 13 anni fa, con la polizia e con i carabinieri riempivamo il pullman e poi il problema lo scodellavamo ai prefetti. Mi piacerebbe vederlo, perché si può fare. Si rischia qualcosa, qualche lettera, qualche minaccia, qualche problema, ma sapete che bello riuscire a mandar via un po' di gente invece di continuare a dirlo soltanto. Mi piacerebbe, io mi metto con loro in prima fila, gli faccio vedere i video di quando le facevamo noi a Caravaggio queste cose. C'è qualcuno che se lo ricorda? Dobbiamo andare presto però, dobbiamo andare verso le 3-4 di mattina, perché se no non li trovi. Ma ci sono, si possono fare, e credo che la gente sarebbe contenta e verrebbe più volentieri anche a ringraziarci, anche alle feste della Lega, anche quando fa freddo. Grazie. Te l'avevo detto io che era un po' alto questo. Allora, funziona così. Castelli, lo conoscete tutti, farà un po' un'introduzione. Vanalli sarà quello che dirige un po' tutto l'intervento, che sarà estremamente simpatico. E chiamerei sul palco Manuela Munerato, la conoscete molto bene, è stata già anche nostro ospite, direttamente da Rovigo, senatrice, mia collega. Erika Stefani di Vicenza, senatrice anche lei. All'ingresso pensavano tutti fosse la Valletta, ma non è così. Filippo Busin di Vicenza, Camera dei Deputati. Roberto Caon di Padova, Camera dei Deputati. Guido Guidesi di Lodi, Camera dei Deputati. Poi ne manca uno che neanche presento, se sale sul palco, che non conosce nessuno. Cristian Iverrizzi d'Arcene. Bene, allora, vieni Castelli, io gradirei un grande applauso, perché ha deciso di non candidarsi più, e vi posso garantire, perché adesso parlo con qualcuno che è al Senato, che l'ha conosciuto, che ha lavorato insieme a Castelli, è stata, diciamo, anche per il Senato stesso e probabilmente per questo benedetto o maledetto paese, una grandissima perdita sotto l'aspetto di professionalità. Era ed è un mio amico, ed è, lui non lo dice, lo dico io, vabbè, mi dice vabbè, è un mio amico. E quindi amicissimi sì.
ed è un veramente è venuto a trovarmi in Senato, ha portato una ventata di storia della Lega e noi vorremmo un po' così stasera, così anche un po' simpaticamente, hai una decina di minuti, anche 20 minuti, quanto vuoi, cercare di capire. Tre ore va bene? No, vi racconto soltanto due cose. La prima, sì, forse io sono un po' una sorta così di simbolo, di esperimento. È meglio un esperto, però un po' rimborsito, un po' con le ossa rotte, perché anche gli anni in Parlamento sono duri, o è meglio un giovane inesperto però con grande entusiasmo? Questo è un po' è un dilemma serio, che uno dovrebbe porsi quando va a votare. Io sono convinto che il sistema messo in piedi, io l'ho visto i grillini, c'è stata una definizione di Filippo Facci che mi è piaciuta, un giornalista Filippo Facci, ha detto i deputati grillini sono la dimostrazione vivente del fallimento della scuola italiana, perché non sanno un cacchio. Cioè chi ha votato Grillo ha mandato là della gente che non sa neanche dov'è, sono lì poveracci che cercano di fare qualcosa ma non faranno niente, perché non sono in grado di fare niente. Per fare il parlamentare non è come vi raccontano certi, che uno va là a fare il parlamentare, uno va là e per un bel po' di tempo non sa cosa fare. La Lega ha messo in piedi un sistema che io spero vada avanti, e c'è una sorta di cerchio, i più vecchi che erano esperti, poi entrava un'altra generazione, poi sono arrivati i sindaci che sono stati secondo me il nostro vero valore aggiunto, perché si erano già misurati con l'amministrazione comunale, quindi partivano già da un certo livello, e poi mano a mano i giovani, e questo io spero che si vada avanti in questo modo, in modo che ci sono i più anziani che riescono a in qualche modo tirare su anche quelli che entrano, che effettivamente, guardate, io mi ricordo quando sono andato nel 92, è stata dura, se non avessimo avuto, qual è la differenza fra noi nel 92 e i grillini di oggi? Una molto semplice, che noi avevamo Bossi che ogni settimana ci faceva una riunione e ci diceva esattamente che cosa sarebbe successo, che cosa dovevamo fare e che cosa bisognava fare. Ecco, fatta questa premessa volevo soltanto dire due cose rapidissimamente, perché tanta gente giustamente deve parlare. La prima, non c'è memoria storica della legge, ragazzi, ne abbiamo fatte talmente tante che nemmeno i parlamentari se la ricordano più. Io ho sentito anche ieri sera, giustamente, e c'è stato un grande applauso, dire la famosa frase: bisogna far scontare la pena agli stranieri a casa loro. Applauso, no? Siete tutti d'accordo, no? No? Io ho fatto 5 anni in messo a giustizia, ma secondo voi ero così pirla che non ci ho pensato? No, ditemelo, allora devo essere proprio deficiente. Io ho fatto il giro di tutti i paesi, Albania, Romania, Bulgaria, Algeria, Tunisia, perché non ci siamo riusciti, anzi in parte ci siamo riusciti, poi vi dirò perché non basta fare le leggi ma bisogna anche rompere le scatole affinché le leggi vengano applicate. Perché non ci siamo riusciti? Provate a darvi una risposta, guardate che banalissima la risposta, Bravi, non li vogliono, è molto semplice, non li vogliono. E tu vai giudici, vi prendete i vostri detenuti? No! Vi paghiamo! Quanto volete? Allora c'era ancora la lira, perché nel 2001 c'era ancora la lira, ho detto vi do 100.000 lire al giorno. Ma neanche per idea, non li vogliamo. Cosa facciamo? Dichiariamo guerra all'Algeria per mandargli giù? La perdiamo tra l'altro, perché noi le guerre abbiamo sempre perse tutte. E quindi il problema sta in questi termini. Non è necessaria nessuna legge, basta un accordo internazionale, va bene? Che però, come tutti gli accordi, deve essere almeno bilaterale, cosa vuol dire bilaterale? Io e un altro, se qualcuno mi dice passi lunghi bel distesi, tu cosa fai?
cosa fai? Devi cercare di impedire che arrivino, questo è il dato di fatto. Però con due stati ci siamo riusciti. Perché ci siamo riusciti? Perché in quel momento lì l'Italia aveva un potere, diciamolo pure, di ricatto verso quei due stati. Per cui gli abbiamo detto, Albania e Romania, gli abbiamo detto, se voi volete che l'Italia porti avanti determinate questioni che vi interessano, voi dovete firmare questo accordo. E l'hanno firmato, questo accordo è ancora vigente, non c'è bisogno di nessun cacchio di legge, basta applicare la legge, ma per applicarla ci vuole un ministro che si faccia il mazzo per farla applicare. Ora bisogna rompere le palle, non ai parlamentari per fare la legge che non serve a niente, ma al ministro della giustizia di turno che cerchi di far applicare questa legge. Io ho fatto qualcosa di più. Ho fatto qualcosa di più, una legge di che tutti si sono dimenticati, tranne me che l'ho scritta, va bene, e che è ancora in vigore. E se non sbaglio dovrebbe essere l'articolo 17 del testo unico sull'immigrazione, che la vecchia Bossi Fini, che poi è stata rimaneggiata 20 volte, adesso lo chiamano testo unico sull'immigrazione. Che cosa ho detto a questi detenuti? Ho detto facciamo una bella roba. Non quelli che hanno preso 20 anni di galera, che hanno ammazzato, quelli devono stare dentro, ma quelli che avevano meno di 2 anni, condannati a meno di 2 anni, gli abbiamo detto guarda facciamo così, voi ve ne andate liberi al vostro paese, basta che andate fuori dai piedi, non tornate più. Questa legge è ancora in vigore. Quando ero io ministro ne mandavo via 100 al mese. Siccome la legge del 2002-2003, in 10 anni, vuol dire 12.000 detenuti in meno, non ci sarebbe stato bisogno di quel sciagurato, scandaloso decreto sul svuota carceri, va bene? Attenzione, che io di cose ne dico tante, un sacco di scemate ne dico tante, però le penso. Avete notato cosa ho detto? Ne mandavamo via, non che andavano via, perché questi qua piuttosto che tornare a casa liberi preferiscono stare in galera in casa nostra, talmente si sta male le nostre galere. E allora io rompevo le palle tutti i giorni al magistrato di sorveglianza, che è quello che deve fare l'ordinanza, perché qualsiasi questione, la norma costituzionale, qualsiasi questione che è inerente alla giustizia, quindi anche il fatto di tirare fuori uno della galera oppure no, deve passare attraverso un magistrato, in questo caso il magistrato di sorveglianza. E io li chiamavo tutti i giorni affinché facessero queste cose, e le facevano con grande difficoltà, perché tanti non sa dove vengono, perché hanno stracciato i documenti, da dove vengono, non si sa, e se quelli non vogliono andare via dove lo mandi? Qual è capitato un sacco di volte, dove facciamo gli aerei di algerini per mandarli in Algeria, poi ci chiamano gli algerini e dicono questi qua sono mica algerini, riprendeteveli indietro. È successo, è un po' da ridere, è una comica, ma è successo. Allora dovevi risalire dove erano, dovevi prendere quelli che volevano, quelli che non volevano, dovevi capire dove andassero e poi li mandavi via. Però 100 al mese li mandavo via. A me risulta che questa legge sia caduta completamente al dimenticatoio, perché è difficile, perché si fa fatica, perché bisogna lavorare. Molto semplice fare un decreto e dice fuori dalle carceri siete a posto. Ecco, io ci tenevo a dire questa cosa, perché almeno ristabiliamo un attimo la verità delle cose e ci ricordiamo di leggi che sono ancora in vigore, altrimenti uno dice le cose e poi dice ma perché non viene fatta? Sarebbe una norma di buon senso, non viene fatta perché spesso è impossibile da farsi. L'ultima cosa che voglio dire, che va, bisogna apprezzare il lavoro di chi sta in Parlamento, lo dico adesso, non ci sono più, quindi non ho più un interesse personale a difendere una posizione. La nostra Costituzione, la più bella del mondo, quante volte l'avete sentito dire? Beh, la nostra Costituzione, per carità, c'è delle parti bellissime, ma altre che sarebbe veramente ora di cambiare, perché il Paese è paralizzato su questa cosa. Allora, voi vedete certe volte i parlamentari, qualcuno che dorme, qualcuno che legge il giornale, qualcuno che gioca con i pad, l'ultimo che hanno beccato è la Rosy Bindi. Sono tutti
sono tutti scemi, deficienti, tutta gente che non ne frega niente. Io vi spiego come la vita un parlamentare, rapidissimamente. Allora, tu, vi faccio il mio caso, ordinamento giudiziario, è una legge che tutti dicono la riforma della giustizia. La Lega, la riforma della giustizia l'aveva fatta. Allora, vado alla Camera e presento in commissione il testo, discussione di 6 mesi, in cui naturalmente la sinistra diceva faceva schifo, e invece il centrodestra diceva che andava bene. Bene, dopo 6 mesi riusciamo a votarla in commissione alla Camera. Vai in aula. In aula cosa succede? Ci sono i 30 della commissione di giustizia che hanno parlato 6 mesi di questa roba. Gli altri 600 non hanno mai neanche sentito parlare, perché è una roba complicata, e questi gli dicono le stesse cose che dicevano in commissione. E lui dice, vabbè, l'ho già sentito in commissione, più o meno sono quelli, no? Però le ridicono e comincia a perdere un po' di interesse. Dopo 15 giorni la si approva anche alla Camera. Benissimo. La nostra Costituzione dice che così è legge come tutti i parlamenti del mondo. No, devi andare in un'altra Camera, dove ci sono della gente un po' più vecchia di solito, che sono i senatori, che con la metà dei numeri, con la metà dei numeri devono fare lo stesso lavoro dei giovani della Camera. E anche questa è una cosa un po' strana, se volete, va bene? Allora vai in commissione e senti quella della sinistra che dicono che la legge fa schifo, quella della destra che invece va bene, ma siccome i senatori sono più intelligenti, o meno si pensano di essere più intelligenti, loro pensano di essere più intelligenti dei deputati, dicono ma questa legge così però è da migliorare, e quindi cambiano delle cose. Dopo altri 6 mesi va in aula e in aula la voti, però un po' cambiata. La nostra Costituzione dice che se è cambiata devi tornare di là per rifare le stesse cose, quindi vai in commissione, risenti, io personalmente che la seguivo, per la terza volta le stesse cose, poi vai in aula, la senti per la quarta volta e finalmente riesci dopo 4 volte a fare la legge e votarla uguale a quella che aveva fatto il Senato. È finita qua, guarda che intanto erano passati 1 anno e mezzo, non è che erano passati 5 minuti. È finita. Non è finita. Perché? Perché la Costituzione dice che il Presidente della Repubblica deve firmare la legge licenziata dal Parlamento, altrimenti essa non è legge. E siccome Ciampi aveva i magistrati gli soffiavano nelle orecchie che dicevano che la legge Castelli non doveva passare, mi ha scritto una bella letterina dicendo guarda che la tua legge non va bene in questi, questi, questi punti. Quindi torni in commissione alla Camera, ribadisci le stesse cose, la sinistra dice che la legge fa schifo mentre la destra dice che andava bene, poi torni in aula alla Camera dove senti quelli della sinistra che dicono queste cose e quelli della destra che invece ne dicono altre, poi torni al Senato, questo è accaduto, dove vai in commissione, risenti le stesse cose, alla fine come che facevano quelli Aldo, Giovanni e Giacomo? Faceva mica così. Perché veramente nel frattempo sono passati 4 anni, 4 anni sono passati. Finalmente riesce a fare la legge numero 150 del 2005 e la legge Castelli sulla riforma dell'ordinamento giudiziario. E legge? Perché era una legge complicatissima, non si poteva scrivere tutto nella legge. Quindi è una cosiddetta legge delega che semplicemente dice il Parlamento dopo 4 anni delega il governo a fare questo, 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 quest'altro. Io ho dovuto fare 7 decreti legislativi, sono 7 leggi, ho chiamato tutti i magistrati e gli ho detto ragazzi, sotto che tra poco è finita la legislatura. Dal 2005 alla fine del 2005, quindi in un solo anno, siamo riusciti a fare 7 decreti legislativi che vengono promulgati, che nel frattempo il Presidente della Repubblica ha firmato, l'ultimo a gennaio viene fuori. Lo dicevo prima a loro, una cosa che non ho mai detto, neanche il giornale ai tempi. Io finalmente dopo questi 5 anni con tutti i casini, i disastri che avete visto, ricordate Soffri, grazie a Soffri, vabbè, dico, vabbè, ho portato avanti un compito storico, guarda questa legge qua che io ho riformato,
era del 1942, non c'era mai riuscito nessuno in tutta la storia della Repubblica, eh? In tutta la storia della Repubblica nessuno l'aveva mai fatto. Bene. È legge? Non è legge, perché finché non va in gazzetta ufficiale una legge non è legge. Io una mattina mi sveglio dopo un paio di mesi, non ho dormito due mesi, però mi ero occupato da altro perché ormai è da opera, e dico: ma la gazzetta ufficiale? La gazzetta ufficiale, chiamo quella gazzetta ufficiale e dico: ma l'avete pubblicata? No. Ho fatto il diavolo a 4, due giorni dopo è stata pubblicata, quindi dopo un lavorio tremendo di 5 anni finalmente questa qua è diventata legge, avrebbe separato le carriere di fatto, avrebbe rivoluzionato il potere del CSM riducendolo tantissimo, avrebbe fatto tante altre cose che non sto qua a dire, troppo tardi, dopo ci sono state le elezioni, abbiamo perso. Ha vinto Prodi e ha nominato Mastella. Mastella, giuro, ha fatto una cosa incredibile che non ha mai fatto nessun ministro della giustizia. Lui, il ministro della giustizia, ha preso il valigino e è andato nella sede della Associazione Nazionale Magistrati come un commesso viaggiatore con la cartella, eh? Gli ha chiesto: cosa volete? Cancella la legge Castelli. Poi ci chiedo se la Lega cosa ha fatto in 8 anni di governo. Comunque queste cose le ho fatte io, le ha fatte Maroni per le pensioni, Prodi le ha cancellate, abbiamo fatto gli accordi del liceo con la Romania sui detenuti, nessuno le fa rispettare, e se aveste altre 3 ore di tempo potrei dirvi una fila di cose che abbiamo fatto. Io ho imparato una cosa, poi ho sentato le vecchie e mi sono stufato. Se tu non governi per 2 legislatori di fila, non ce la fai, perché le leggi non basta farle, bisogna farle applicare, altrimenti non servono a niente. E noi siamo nella terra del Manzoni. Vi ricordate le grida manzoniane, che erano le leggi del re spagnolo che nessuno rispettava? L'Italia è fatta così. E allora consentitemi di finire, che vi ho già rotto le scatole abbastanza, con un unico grande grido, tanto adesso posso farlo, non ho nessun problema politico: secessione! Però c'è sempre una sorta di diatriba storica oramai tra le due camere sulle competenze, su chi fa meglio le cose, su chi deve fare cosa. Io non l'ho presentato prima perché prima di essere un collega parlamentare è stato per 5 anni un vero amico, Vanalli, vieni qua. Lui è sindaco del paese, simbolo. Siamo ancora amici, che è una cosa in politica non sempre capita, vero? E quindi niente, stasera se il pallino passa a te, io mi ritiro nelle mie stanze. Ecco. E cerchiamo di far sì, insomma, che la politica diventi anche non sempre quella cosa brutta di cui si parla sempre, ma che si abbia la possibilità veramente magari con un po' di simpatia di far capire alcune cose. Castelli è stato estremamente chiaro. Io avevo chiesto a lui una cosa del genere perché questo poteva mettere in condizione veramente noi tutti di capire come funziona o sinceramente come non funziona. Vai! Bene. Ciao a tutti, intanto cominciamo a far sedere almeno le signore, che ci sono poche sedie qua, tengono a mano su tutto in questa festa. Almeno le signore che si siedono, poi anche Guidesi, già che adesso si siede anche lui. No, bene. Allora, Boccaselli si è dimenticato per modo di dire, ma la Devolution ha fatto la stessa fine, anzi ci siamo arrivati anche col referendum, federalismo fiscale ha fatto la stessa fine, è vero, noi abbiamo fatto un sacco di robe in Parlamento, poi alla fine
cozza contro quelli che invece non vogliono cambiare niente, e basta un piccolo burocrate della Gazzetta Ufficiale che non pubblica la legge che ti frega tutto il lavoro. Però questa è l'ultima sua espressione sull'insolenza, mi fa venire la prima domanda agli esimi colleghi tra di loro e miei ex colleghi: ma secondo voi l'indipendenza attraverso il Parlamento ci riusciamo a farla? O bisogna pensare a qualcos'altro? Ma per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dice. No, non abbiamo speranza, non abbiamo. Allora, vuoi rispondere in Bernisi, per caso? No, visto siete a parte numerato, siete tutti alla prima legislatura, giusto? Sì. Dal poco che avete visto fino adesso, ma oggettivamente in Parlamento, Camera, Senato, indipendentemente, è possibile pensare di fare qualcosa per cambiare il sistema come lo vogliamo noi? O dobbiamo arrivare all'indipendenza ma attraverso altre forme? Con questi numeri in Parlamento no. Noi alla Camera, per essere concreti, siamo in 18 della Lega su 630 deputati. È chiaro che questi numeri, più che fare testimonianze e fare la sponda ai governatori delle regioni del nord, che sono della Lombardia, del Veneto, del Piemonte, più di questo obiettivamente non possiamo fare, pur dandoci l'anima, che non è per dire che lavoriamo tanto, ma lavoriamo veramente tanto. Nonostante questo, i risultati sono difficili da portare con questi numeri. Quindi la nostra è una testimonianza, fondamentalmente ci facciamo sentire perché abbiamo le idee chiare, perché abbiamo una politica seria con delle basi ben radicate, e quindi sappiamo farci sentire, sappiamo dire la nostra, portare avanti le nostre tesi, però siamo abbastanza oscurati e abbastanza messi sotto silenziatore, perché diamo fastidio da sempre, diamo fastidio, adesso che siamo in pochi ne approfittano anche per farci tacere di più. Quindi pensare di contare sull'aiuto dei parlamentari del nord per risolvere i problemi del nord, c'è un minimo di speranza. Possiamo fare un esempio, facciamo un esempio. Allora, lei l'ultima settimana prima della chiusura estiva delle vacanze boldriniane che abbiamo avuto fino al 20 di agosto, noi abbiamo c'erano alcuni decreti urgenti che il Senato, che ci ha messo una vita a mandarceli perché loro lavorano un po' meno di noi, così iniziamo a dirci delle cose. Abbiamo avuto una situazione dove in un decreto, che era il decreto del fare, si è scelto di votare, di portare l'autority dei trasporti, che non è altro che la sede dell'autorità dei trasporti, ma che ha un indotto, per cui al personale, a tutti una sede, tutti gli indotti per quanto riguarda la manutenzione della sede, i dipendenti e quant'altro così, a Torino. Scelta strategica, ovviamente, perché l'autority di trasporti aveva un senso nella città di Torino. Io ho visto alla Camera un parlamentare piemontese di Torino, dei Grillini, del Movimento 5 Stelle, votare contro la scelta di portare l'autority dei trasporti a Torino. E questo è un caso estremo di un parlamentare di Torino che sceglie di tenere, di far mantenere l'autority dei trasporti a Roma. Gli altri casi estremi sono in commissione bilancio, e li vedo, vi dico che fortunatamente adesso ci sono pochi soldi da spartirsi, ma vi dico questo perché? Perché anche i parlamentari del nord, eletti al nord, perché la parola giusta è eletti al nord, non del nord, degli altri partiti, quando ci sono le discussioni in commissione bilancio, esiste, viene certificata, ed è un'esperienza che vi invito a guardare tutti una volta una seduta della commissione bilancio, c'è la lobby del sud. Loro sono bravissimi in questa cosa qua. Sono riusciti a portare a casa alle 4 del mattino una commissione notturna un finanziamento di 10 milioni di euro per il terremoto del Belice del 1968, avvenuto ad Agrigento, con la scusa che c'era da bonificare l'amianto, come se noi l'amianto non l'avessimo. Il risultato è che quel Parlamento, qualsiasi siano i numeri, trova di fronte nella battaglia tra nord e sud dal punto di vista del sostegno economico la Lega Nord,
e tutto il resto del Parlamento. Questo lo dico anche per coloro i quali, magari i vostri vicini di casa, alcuni che hanno erroneamente e sbadatamente votato qualcun altro, non la Lega, per cui hanno scelto parlamentari eletti qua a Bergamo e portati a Roma a fare il proprio compito, che non difendono il loro territorio. Lì c'è la lobby del Sud assistita dai parlamentari di PD e degli altri partiti eletti anche al Nord. È impossibile con questi numeri. Guido, volevo aggiungere una cosa a questo, perché questo è stato uno scandalo che noi abbiamo denunciato, no? Questo dei 10 milioni e bellici per un terremoto del 68. Abbiamo presentato un emendamento sul decreto del fare in Parlamento in cui destinavamo la stessa cifra per il due eventi calamitosi molto più recenti, che sono il terremoto del maggio dell'anno scorso dell'Emilia Romagna e l'inondazione che c'è stata a Vicenza e Verona nel 2010. Questo emendamento, che era di buon senso, perché voglio dire, si stanziano le stesse cifre per un terremoto del 68 per due eventi molto molto più recenti e molto più, con i danni ancora molto più vivi. A favore di questo emendamento ha votato solo la Lega Nord, quindi 18 voti su 630, per confermare quello che diceva Guido. Quindi ci sta dicendo che lavorano bene di notte quelli del Sud. Da noi ci sono due attività che funzionano di notte. Una magari stiamo cercando di regolarizzare, magari ci scassiamo più qualità. L'altra è uguale. Gli altri sono dei altri che lavorano bene solo. Lavorare secondo me è un termine non efficace per quelli del Sud. Tempo, diciamo così. Lavorare è un'altra cosa. Quindi toccando questi due argomenti, l'altro argomento questi giorni che magari seguirei in commissione lo svuota carceri, per rilacciarci un attimo quello che diceva anche Castelli. La questione svuota carceri è in grosso modo lo stesso tema, cioè si sta affrontando non obiettivamente, non pensando alle ripercussioni sul territorio, ma si sta affrontando per partito preso solamente per dare contro alla Lega. Non solo. Dopo aver sentito parlare Castelli, venire a parlare di temi di giustizia non è certo facile. Io vorrei proprio dire al cancellieri, al ministro di adesso, che almeno facciamo come i cinesi, voglio dire, se non sappiamo fare qualcosa, copiamo. Abbiamo visto che cosa ha fatto il ministro Castelli, almeno riprendiamo quella linea lì. Io non capisco perché si deve sempre negativamente. E anche su questo, prima lo si diceva, si è detto che la Lega non ha fatto niente, vi sembra che non abbia fatto niente? Abbiamo sentito che cosa ha fatto il ministro, che cosa ha fatto in quegli anni lì, ma poi l'Italia, purtroppo è l'Italia. Quando prima Guido parlava che è arrivato il decreto legge, Senato, Camera, eccetera, eccetera, per me è la prima esperienza, come altri qua con me. Trovarsi con un decreto legge, adesso ci ha messo 5 anni, parlava prima Castelli, no? Sullo svuota carcere, nello spazio di una settimana, termine per emendamenti che scadeva da lì un'ora, neanche il tempo di esaminarsi le cose, fare commissioni di notte, per varare cosa? Un provvedimento che è veramente indecente e che non fa nient'altro che dire che cos'è l'Italia. Quello che ha detto prima Castelli, che cos'è l'Italia, come si dice che funziona, come funziona la Camera e il Senato, come non funziona il sistema italiano. Non è possibile affrontare un argomento come quello del problema del sovraffollamento delle carceri con un provvedimento come questo, lo svuota carceri, un altro, la messa alla prova, un altro che sta esaminando la Camera. Per cosa? Per adottare delle soluzioni tampone per far cosa? Beh, arresti domiciliari, liberazione anticipata, sospensione della pena, questi sono termini tecnici, ma fondamentalmente cosa vuol dire? Che se fai un reato non vai in galera, trovi un espediente. E quindi cosa facciamo in Italia? Troviamo sempre gli espedienti. Le cose buone che vengono fatte non vengono applicate. Queste cose qua che servono soltanto a dare dei piccoli. Noi diciamo in Veneto, diciamo che delle volte c'è peso il tacon che sbrego, cioè è peggio veramente la toppa che non lo strappo. A questo punto in Italia ci troviamo ancora in questa situazione. L'abbiamo vista, l'abbiamo trovata di nuovo, l'abbiamo provata. A settembre ritornerà con questo problema delle carceri, un problema dove vengono adottate appunto delle soluzioni dove in Italia un criminale, io di professione faccio l'avvocato, ma veramente mi viene da dire
A chi non è un cliente, sta tranquillo che magari qua in Italia prima o poi una soluzione viene, no? Una soluzione che sono sempre degli espedienti. Se no impariamo qua in Italia, se un governo inizia a essere serio, a applicare le norme come sono, con rigore, con la certezza, non andiamo da nessuna parte. E chi è che la sta sostenendo adesso? La Lega Nord, che vengono a dirmi che la Lega Nord è finita. Passando magari un po' verso i nostri lombardi, visto che qua la maggioranza sono veneti, sono venuti in trasferta a Sottofaccia stasera, anzi dicono che non ci sono più le viste in Veneto, sono tutti qua. Ci sono e stanno lavorando bene anche al Parlamento. Ma tornando ai lombardi, Regione Lombardia, Roberto Maroni presidente, dalla Camera, dal Senato, si riesce a dare una mano alla Regione Lombardia per arrivare, per portare a casa quello che sta chiedendo, quello che ha promesso in campagna elettorale, quello che è necessario che si faccia per il Nord? Secondo voi si riesce? Allora, tu hai fatto 5 anni il capogruppo in Commissione Affari Costituzionali. Sai benissimo come funzionano alcune cose, che da quella Commissione passa tutto. Adesso abbiamo ben rappresentata quella commissione alla Camera da Indernizzi. Beh, allora il collegamento, gioco forza, deve esserci un collegamento dalla Regione Lombardia alla Roma, Camera e Senato, ma non è obbligatorio, perché come qualcuno ha detto sul palco ieri, c'è stata la capacità della Lega di voler intraprendere un percorso di modificare un po' le questioni nazionali e quindi migliorare le condizioni del Nord con le leggi ordinarie, con le modifiche della Costituzione, con la democrazia più avanzata. E questo probabilmente vedo che non è successo, non è stato possibile, proprio per quello che diceva Guido prima. Quando si accendono le lampadine, che è una cosa fantastica, si accendono le lampadine su un provvedimento Lega, sono tutte rosse a parte quelle 4 che si accendono per la Lega. Se siamo in 60 si accendono 60 lampadine verdi, se siamo in 18 si accendono 18 lampadine verdi, perché c'è da dire anche questo, che sia la Camera che il Senato noi siamo i gruppi più compatti in assoluto. Il verbo Lega sia alla Camera che al Senato viene sposato incondizionatamente da tutti i componenti del gruppo, e questo è un qualcosa che mette in condizione veramente noi di essere estremamente seri nel prendere le posizioni. Poi abbiamo 2 bravissimi capigruppo, che adesso faccio un po' di pubblicità alla festa, li troveremo qua settimana prossima, quindi vedrete anche lì come funzionano le cose. Ed è interessante che cosa la Regione Lombardia? Interessante per un motivo molto semplice: per la prima volta ci troviamo ad avere il presidente nelle 3 regioni che dialogano tra loro in un modo molto semplice, perché parlano lo stesso linguaggio, perché parlano di economia allo stesso modo, perché parlano di problemi della gente allo stesso modo. Quando questo viene spostato al di sotto del Po, la cosa diventa estremamente complessa, e la disubbidienza di cui si parlava negli interventi che hanno preceduto il nostro in queste altre serate è quello che caratterizzerà la nostra azione politica da settembre in poi. Poi la questione Berlusconi, la questione se il PD imploderà, se Renzi farà il candidato premier, sono tutte cose che a noi personalmente avanzano. Non abbiamo davanti, qualcuno l'ha detto, delle praterie politiche da riconquistare, perché è il termine proprio giusto, è riconquistare, perché abbiamo avuto veramente la capacità di arrivare anche a 10-12% di percentuali sul nostro territorio, e questo sarà veramente l'abbraccio molto serio che ci sarà tra i parlamentari e senatori romani con i nostri presidenti di regione, sarà molto interessante. Io collego anche quello che dicevi te, cosa si può fare da Roma per aiutare la Lombardia? Sostanzialmente nulla, perché l'hanno detto prima loro lì, e lo si dice, lo si ripete, ma è sempre meglio sottolinearlo: non è tanto un discorso di partiti quando si fanno determinate cose, lì è proprio un discorso di posizione regionale dei vari interessi che ci sono in discussione.
ho fatto prima l'esempio del terremoto del Belice dopo il 1968, quindi ormai tanti di noi non erano nemmeno nati all'epoca, però ancora oggi nel 2013 si danno soldi per il Belice. Ma io faccio un altro esempio di come funziona effettivamente la questione a Roma sul decreto del fare, l'abbiamo visto. Decreto del fare, quello che doveva rilanciare l'economia, far vedere la luce in fondo al tunnel, insomma, quanti articoli hanno? 90, ecco, su 90 articoli un terzo, quindi una trentina, riguardano esclusivamente la giustizia, che con il rilancio dell'economia c'entra come sostanzialmente c'entra sostanzialmente nulla. Quella notte lì, perché abbiamo fatto una settimana di commissioni notturne, abbiamo assistito sostanzialmente ad un dialogo tra la Ferranti, capogruppo del PD in Commissione Giustizia, magistratura, presidente della Commissione Giustizia, componente della, lei è magistrato, esponente di Magistratura Democratica, che parlava, sostanzialmente ha parlato tutta notte con il sottosegretario Ferri, invece esponente di Magistratura Indipendente. Siamo stati sostanzialmente una notte a vedere due branche della magistratura che parlavano tra di loro con interruzioni, interrompiamo 5 minuti, no 10, perché probabilmente dovevano andare a riferire o a parlare con i loro insomma con gli esponenti della loro corrente, una notte a parlare di magistratura. Ma quello che è stato bello era vedere il PDL, quelli che ha i magistrati, le toghe rosse, non dire assolutamente nulla e rispondere agli ordini proprio come dei soldatini a quello che diceva la Ferranti, Magistratura Democratica. E noi ci guardavamo e dicevamo, ma cioè, 30 articoli sul decreto del fare, un terzo che riguarda la giustizia, che con il rilancio dell'economia non c'entra assolutamente nulla. Ora, in una situazione di questo tipo, in cui ci sono veti incrociati, lobby che parlano tra di loro, ovviamente quella la famosa lobby meridionale che alla fine comunque sistema tutto, 18 deputati e in commissione siamo 2 in affari costituzionali e 2 in bilancio, quindi eravamo 4 su 60 più o meno. Cioè, che cosa si può fare per la Lombardia se non a guardare Roberto Maroni a dire vabbè, ormai siamo a settembre, abbiamo detto che o si faceva qualcosa oppure si rompe il patto di stabilità, e penso che l'unica cosa ormai sia quella, cioè da settembre a dicembre che non era, diciamo, un'affermazione populista, però ormai da settembre, non so quanto durerà ancora questo governo, adesso siamo tutti attaccati a quello che deciderà il PDL, quello che succederà nel PD, però ormai una cosa deve essere chiara e lampante. Cioè, voi la scorsa legislatura eravate in 60 alla Camera, in una trentina al Senato, in 100, si era in maggioranza, si è vista la difficoltà anche essere in maggioranza a portare a casa i risultati per il Nord, anche se qualcosa sicuramente è stato fatto. Noi siamo in 18 alla Camera, voi in 17 al Senato. Ecco, 35 su 945. Sì, esatto. E immaginare pertanto che il passo, la svolta arriverà da Roma è sicuramente inutile. Ormai l'unica cosa che noi possiamo fare è giocare di sponda con quello che viene deciso nelle regioni e cercare comunque di far sentire la propria voce. Però guardate, io vi faccio solo un esempio che ogni tanto è veramente alienante alzarsi in Parlamento e dire, ma guardando tutti negli occhi, dire, ma vi rendete conto che stiamo dando ancora 10 milioni di euro al Belice, e guardare e assistere a una situazione surreale di questi che ti guardano, non ti dicono già neanche la vergogna, neanche proprio arrossire, proprio nulla, si passa al voto e ti votano contro. Quindi sicuramente è alienante, però fa anche capire effettivamente che mancano 3 mesi alla fine ormai dall'anno, 4 mesi alla fine dell'anno, e per cui penso che viene qui Maroni l'ultimo giorno, il primo, e probabilmente è da lì che passerà il cambio. Quindi, per chiudere, cosa può fare Roma per la Lombardia? Nulla, deve pensarci la Lombardia. Così su due piedi, sarebbe meglio eliminare il Senato o la Camera? Ma
Ma io sinceramente eliminerei tutti e due e farei una Camera al Senato oppure una Camera solo qua a nord. Perché in ogni caso riuscire a far fondo a quelle persone là è impossibile. Ma la vera malattia, purtroppo, io ho perso anche tanti amici, vado su in treno e non mi salutano più dal giorno 7 di agosto. È perché ho dato dei traditori a quei deputati che siedono a Camera, che puntualmente quando noi facciamo la campagna elettorale, magari in qualche occasione ci si incontra in qualche serata, e che fanno parte di quei partiti nazionali che purtroppo quando arrivano a Roma prendono quella famosa malattia. Questi del nord siamo bravi per le malattie, la romanite, e quando sono là non si trovano più, non riusciamo più a trovarli, cioè non riusciamo a fare sponda noi come i meridionali, perché i nostri eletti purtroppo negli altri partiti quando arrivano là si mimetizzano e diventano un po' meridionali, e questo è il vero problema. Sono i nostri che purtroppo, io siedo in commissione agricoltura e certe volte sento passare delle leggi un po' strane, cioè io dico ammazziamo i cinghiali perché è un problema, perché non ci sono soldi per poter ristorare i contadini e chi ha avuto il danno, e invece io vedo che sotto loro ne vogliono ancora di più per riuscire a portare a casa ancora più soldi, per riuscire poi a interloquire con quel sindacato o direttamente tramite tutto quanto il loro sistema con il contadino o con chi ha l'area distrutta, perché poi c'è una tessera, perché poi c'è un voto e via via. Perciò i cinghiali, se oggi ce ne sono 100, se domani ce ne sono 300 mi date per 300, cioè non è che vogliono eliminare il problema alla radice, loro se lo tengono perché con quel problema là campano, il problema è che i soldi li facciamo noi. E questo è il vero problema. Io faccio un esempio proprio la base è che i partiti a livello nazionale si prendono i voti qua, si portano la gente là, però dentro questi partiti chi comanda? Comandano dei meridionali, perciò il gruppo di base, il gruppo di comando di tutti i partiti è un gruppo che tendenzialmente fa interesse del meridione. Io voglio anche, purtroppo l'Emanuela forse lo sa più di me, il decreto sul lavoro, 1 miliardo di stanziamento per far ripartire l'occupazione giovanile, assommi i capi, 70% alle regioni del sud, il 30, meno del 30% alle regioni del centro-nord. Ecco, qua è perché il centro-nord non riesce a fare lobby, è naturale, perché il problema del lavoro oggi, io parlo da Veneto, ce l'abbiamo forse più noi che loro, perché noi eravamo abituati ad andare a lavorare, loro sono sempre stati abituati a non andare a lavorare. È una bella differenza, sapete, anche mentalmente. Loro sono sempre vissuti in qualche maniera di assistenzialismo. Noi ci vergogniamo di andare dal sindaco a chiedere i 500 euro, 300 euro per le bollette o per la diaria o qualche altro problema che abbiamo in casa. E questo magari poi va lo zingaro, molto più bravo, va l'extra comunitario, va il magrebino, perché? Perché quei stessi politici che in qualche caso la nostra gente vota, poi sono i capi banda e vanno a insegnare a tutte le persone, sia extra comunitari che zingari, come far avere quei soldi che il comune, il sindaco mette a disposizione del bilancio per cercare di ristorare quelle famiglie che sicuramente si trovano in difficoltà. Noi abbiamo quella grossa, diciamo così, senso di che ci vergogniamo andare a battere cassa su, io vedo nel mio comune che sono anche amministratore, su 100 l'80 va a finire a queste persone che non c'entrano niente con il paese, non c'entrano niente con il mio paese, e presumo che sia un po' dappertutto, e questa è la base. Ecco, io poi ho fatto una battuta l'ultima volta alla Camera. Io ho 49 anni, sono nato, mia mamma mi diceva che c'era il problema del mezzogiorno. È sempre mezzogiorno qua in Italia, cioè sì, era per noi, non arriva mica mai. Cioè, veramente, io sento solo parlare del mezzogiorno. Qui sera purtroppo non arriva mai. E vorrei capire, io ho i pannelli solari, io vedo che tutte le sere arriva sera nel mio paese, però in Italia si parla sempre di mezzogiorno e siamo sempre a mezzogiorno. Bravo. Bravo. Il problema è che si viene sera poi viene duro e la luce in fondo al tunnel è quella interna, per cui siamo casino. Però è in modo un po' la domanda che volevo fare a Emanuela sul discorso lavoro, lei segue queste tematiche,
abbiamo letto, abbiamo sentito che appunto soldi al sud per aiutare chi lavora in realtà non solo non ce l'hanno, ma neanche cercato. È andata così? Sì, effettivamente pensavamo di aver visto il peggio del peggio col governo Monti e avevamo visto un volume di speranza con l'introduzione del discorso del Presidente Letta. Aspettavamo con ansia questo decreto lavoro perché era quello che doveva andare ad incidere di più su questo momento di crisi. Quando ci hanno detto hanno stanziato 800 milioni di euro per l'assunzione dei giovani dei 18 ai 29 anni, abbiamo quasi tirato un sospiro di sollievo. Peccato però che abbiamo visto subito che 500 milioni di euro erano destinati al sud, mentre neanche 300 milioni erano destinati tra il nord e il centro. Altri 168 milioni destinati per i tirocini formativi, ma il nord zero, assolutamente niente, solamente per il sud. La social card per le famiglie bisognose, a nord zero, solamente per il sud. Allora ho detto, abbiamo preparato parecchi emendamenti anche noi da presentare, che naturalmente ci sono stati bocciati regolarmente tutti quanti, proprio zero assoluto. E ci chiediamo, ma quei signori che davanti alle fabbriche sono là che sventano le bandiere rosse, che sono sempre stati quelli che dovevano difendere i lavoratori, dove sono finiti? Dove sono finiti? Sono in Parlamento che difendono zingari e delinquenti. Dobbiamo pensare che per il lavoro c'è una decontribuzione alle aziende di 650 euro. Beh, subito dopo a questo decreto, una beffa, è stato portato a 700 euro per chi assume i delinquenti. Penso che sia veramente una cosa non vergognosa, molto di più. Una cosa un po' particolare che è successa proprio prima che finivamo in Parlamento, la mia azienda in crisi naturalmente e a dicembre ha chiesto la cassa integrazione. A giugno l'hanno firmata al Ministero, perciò le ragazze da dicembre fino a giugno sono rimaste senza stipendio e a fine luglio non arrivano i soldi, chiamiamo l'Inps, dicono sì arriveranno. La settimana prima di finire ci ritroviamo che la Corte Costituzionale ha bocciato un provvedimento che avevamo fatto noi ancora quando eravamo a governo, dove chiedevamo un contributo ai pensionati d'oro, ma un minimo contributo sulle pensioni altissime. Beh, la Corte Costituzionale l'ha bocciato e bocciandolo ha chiesto all'Inps di dare indietro tutti i soldi che già avevano lasciato giù. In quel momento mi sono sentita, lo ripeto ancora, di mandare a fanculo la Corte Costituzionale, perdonatemi ma... con tanto di simbolino nuovo sulla carta intestata e scrive al comune dicendo i soldi per le famiglie numerose, anche se la legge dice che dovrebbe dare ai cittadini italiani, no, però per l'interpretazione astrale bisogna darli anche a tutti gli altri. Sto facendo questo la CGIL questi giorni qua. Allora, la risposta è stata quella che ho detto la carta alla Corte Costituzionale, lo date al sindacato. Mi è venuto in mente, cioè, guardando il parterre, poi magari se qualcuno ha delle, ma posso approfittare dal pubblico, dicevo, guardando il parterre mi viene a pensare, ma come mai la Camera neanche una donna? Sapevano che arrivavi te, Cristian, e ne avete avuto lontano, o c'è qualche motivo? No. Io sono arrivato dopo, per cui sapevano che c'era Cristian e ne hanno tenuti lontano. Però se chiedete alle senatrici con chi cenano alla sera, cenano quei deputati e non certo quei senatori. Si fa gruppo anche fuori da... No, adesso faccio... Prima che inizio dico una falsità. Prima di fare questa cosa, c'è gente che è parente di qualcuno come sa. Quindi occhio a quello che dite. Non è assolutamente vero. Le senatrici cenano con i senatori e sono ben felici per non l'esperienza che i senatori hanno. Non è vero. È assolutamente vero. Noi, io posso dire per quanto mi riguarda, sono sempre stato sano come un pesce fino a marzo che ci sono state le elezioni.
Poi, appena arrivato al Senato, dopo una settimana avevo il problema della prostata. Allora, la storia del Senato è un problema grosso come una casa, perché mi sono invecchiato di 10 anni. Allora, il problema nostro è che tutte le ragazze che noi abbiamo, che sono ragazze, tutte le ragazze che abbiamo al Senato, ogni tanto gli altri gruppi che chiaramente invidiano poi il sistema che abbiamo noi, chiedono se hanno barato sulla questione dell'età, perché tutti sapete che bisogna avere almeno 40 anni per andare in... Allora, sicuramente chiedono, ma hanno barato per entrare al Senato o cosa? Diciamo che noi comunque siamo uno del gruppo più giovani, sia alla Camera che al Senato, insomma, ecco. Questo fa... Io sono uno dei più vecchi, fa calcolo te. Sono uno dei più vecchi. Allora, le senatrici le teniamo noi, per favore. Voi andate a cena se volete andare con le grilline. Io non lo so, vedete un po' voi. Donna, ti risparmio la testimonianza della senatrice Monarato, che ti smentirebbe. Però dico una cosa seria. Io la dico da ultimo arrivato. Noi siamo tra deputati e senatori 35. Io devo dire di aver trovato una vera famiglia, cioè lì lo dico sinceramente e da ultimo arrivato, lì ancora una volta, al di là dell'esperienza che sto vivendo, ho trovato ancora una volta la testimonianza che l'aria è una famiglia. Allora, noi ci siamo dati un tempo, scusi, per comunicare. Quindi... ma fino a fine legislatura, quindi non abbiamo nulla. Uno che vuole alzare la mano e fare una domanda approfittando di tutti gli ospiti. Ma dove c'è quello del parquet? Eccolo lì. Prova a dire la tua voce magari. Oppure se ti avvicini magari con il microfono. No, c'è, guarda. No, io volevo fare una domanda, scusate, la riporterei sul serio. Non perché non sia seria, però vabbè. Dopo la domanda, ritornerei a quello che ha detto Pirovano. Pirovano dice: dobbiamo tentare di fare qualcosa perché ci aspettiamo a Roma. Io da ex amministratore la capisco. Poi io direi una cosa, adesso che ci servono degli amministratori con le palle, perché gli altri vedremo che fine faranno quando si deciderà di sfondare il patto, se si farà. Vorrei che ci fosse una selezione un po' più forte sui nostri amministratori, perché io penso che sarebbe meglio avere qualcuno in meno, però qualcuno che le palle in più, perché se si continua in questo modo, si è visto anche in passato, poi arrivano quelli bravi che in teoria dovrebbero essere più bravi di fare 2 più 2, poi magari con gli anni si scopre che neanche quello sono stati capaci di fare. Perché quando chiederemo a qualcuno di mettersi in prima linea, non vorrei che andassero ancora una volta i ragazzi, gli ultimi arrivati, che quelli che poi quando si guarda indietro non c'è nessuno. Ecco, una cosa del fare da subito, di selezionare un po' di più i prossimi amministratori, visto che saranno quelli che dovranno dare una mano, perché come abbiamo capito da Roma. Grazie. Nella prossima domanda, però, il senso della prossima domanda di Cristian l'ha fatto fino all'altro ieri il nostro segretario provinciale, quindi questo discorso un'altra cosa, una critica forte la darei a Nunziante, però. Sì. E quando è arrivata la signora di Vicenza ha detto: qui tutti pensavano una valletta. No, io penserei che fosse mi spadagna, che valletta. Dai Geo, in Bernice ha fatto il nostro segretario provinciale da tanti anni, quindi questo tema ce l'ha presente. Quindi magari, anche se non era proprio una domanda, ma una considerazione, ma io penso comunque, ma non perché è un atto dovuto, comunque, che chiunque si candida adesso a fare il sindaco, l'amministratore, sia un eroe, cioè, sinceramente, perché... lo fa in un momento nel quale i soldi saranno sempre di meno, nel quale soprattutto anche qui per far capire, lo sappiamo tutti, per capire anche quanto sono diabolici a Roma, sono capaci di tassare le persone, di fare poi cadere la colpa sul comune, così come hanno fatto con l'IMU che doveva essere la tassa
effettivamente federalista, cioè con i soldi che arrivavano ai comuni, i comuni sono a un certo punto dopo la cura Monti si sono trasformati in esattori per conto di Roma e poi spiego ai cittadini che insomma quello che pagano solo il 30% resta ai comuni, il resto va a Roma, adesso vedremo con la Tares quello che avviene. Ma secondo me comunque Salvini dice una cosa giusta, che e lo ripete in questa, nel corso di questa estate, che gli eroi adesso è giusto che lo facciano, se ci sarà da fare, se ci sarà necessità di avere gli eroi, è giusto che lo facciano quelli che sono su sto palco, cioè se c'è da rischiare veramente è giusto che i primi a rischiare siano coloro che ricoprono cariche istituzionali. Perché chiedere, io lo posso anche capire, ad un sindaco o ad un amministratore locale di fare l'avanguardia proprio, cioè di esporre per primo il petto, è difficile, perché guardate che adesso lui giustamente diceva, riportava sul serio, e non, ricordiamoci di come sono le risposte di Roma, cioè quei 15-16 veneti che qualche anno fa sono saliti su un campanile, non hanno sparato un colpo, insomma non hanno fatto niente, sono ancora inquisiti, li hanno presi, hanno mandato le teste di cuoio a portarli via da casa sdraiati come se fossero veramente dei delinquenti, e noi adesso ci troviamo in Parlamento persone, nostri colleghi onorevoli, che agli anni d'oro degli anni di piombo non si sono limitati a salire su un campanile. Ecco, la risposta di Roma può essere, dello Stato centrale, può essere veramente cattiva. Ti possono picchiare sul penale oppure picchiano sul patrimoniale. Ora, chiedere a un sindaco o ad un assessore che già lo fa di volontariato sostanzialmente, perché adesso i rimborsi sono poche centinaia di euro al mese e molte volte, soprattutto nei piccoli comuni, prendono la scopa e puliscono addirittura l'aula comunale o addirittura le strade, perché le stradine eccetera non possono più essere pagate, è difficile. Comunque io ricordo sul discorso della selezione della classe dirigente nel 2008, penso che il gruppo parlamentare che in assoluto aveva il maggior numero di sindaci era proprio la Lega, e poi si sono visti anche gli effetti di avere comunque persone che poi dal territorio, quindi hanno affrontato i problemi concreti, come diceva prima Caon, il cittadino ti viene a chiedere i 200 euro o comunque problemi veramente siano importanti. È comunque un appello che penso che Belotti, visto che adesso sarà lui a dover gestire l'importantissima campagna, perché adesso noi ci ricordiamo soltanto delle elezioni politiche, ma l'anno prossimo anche a Bergamo mi sembra che l'80% dei comuni andranno al voto, per cui sarà una campagna sicuramente importante e necessaria. Però per me proprio spezzo una lancia nei confronti anche dei nostri sindaci. Io negli ultimi anni non mi ricordo di iniziative particolari da parte di amministrazioni che non fossero quelle della Lega. L'ultima, ieri, i nostri sindaci che hanno detto, ma perché cacchio dobbiamo far pagare i nostri cittadini la Tares per l'anticipo della Tares per andare a ripianare i debiti della Sicilia. Quindi se diciamo si chiede coraggio, penso che i sindaci della Lega ce l'abbiano, perché l'hanno sempre dimostrato. Poi si dice povera quella terra che ha bisogno di eroi, speriamo che non sia il caso comunque della... Taglia, così concludo anche. Era solo per dire comunque che Salvini ha detto che se c'è qualcuno che deve andare in galera tocca a noi, e mi sembra anche giusto. Ai senatori, sì, sì. No, io voglio aggiungere una cosa condividendo tutto quello che ha detto Cristian, perché io credo che ci sarà un momento molto forte a breve dove comunque un tentativo determinante lo dovremmo fare dal territorio in un modo o nell'altro. Però non basta passare il testimone agli amministratori e parlamentari, che è giusto che siano in prima linea. Qua c'è bisogno, lo dico soprattutto a quelli della mia generazione, cioè non basta più, qua non è più la battaglia del federalismo o dell'indipendenza, qua è la battaglia della sopravvivenza.
E nella battaglia della sopravvivenza, dico a quelli della mia generazione, che non basta un post su Facebook o una birra al bar lamentandosi di qualcosa che non va. Nella battaglia della sopravvivenza va fatta la battaglia, e la battaglia va fatta tutti insieme, perché oggi i genitori non sono più in grado, come è stato mio padre, di aiutarmi a studiare e di dare un posto di lavoro. Le famiglie non arrivano a figlio fine mese e gli artigiani e i commercianti non ce la fanno più. Oggi questo è il primo momento negativissimo che il territorio della Padania non aveva mai vissuto prima. E adesso siamo, e se lo Stato si continua a gestirlo come è gestito, cosa che secondo me continuerà ad essere così, noi non saremo più in grado di affrontare questa situazione. Allora è giusto che passi nella testa della gente, ma che passi anche un rapporto di squadra e di determinazione tutto insieme, del fatto che non è che non vogliamo più mantenere gli altri, non possiamo più mantenere gente che non fa un cazzo la mattina alla sera. E questo è il passaggio che noi facciamo, e che io dico anche ai miei coetanei che facciamo, non è più una questione politica, non è più una questione di identità, è una questione di sopravvivenza. Se il Nord vuole vivere deve stare con la Lega, se no il Nord muore. Ma se non lo perché non c'è il lavoro. E cominciamo da... Si autofa la domanda da solo, dai. Cioè, mandiamo i politici a lavorare per primi, magari. Cominciamo a mandarle a... Sì. Visto che avevano detto che pareva che la politica si andasse, che fare i politici fosse oziare, a me non sembra che effettivamente quello che stiamo facendo sia questo. I lavori, adesso si parlava anche di lavori socialmente utili, un altro errore del governo. E l'ultimo decreto, lavori socialmente utili, come sono stati interpretati? Che per i tossicodipendenti, per il fatto solo di essere tossicodipendenti, solo per quel fatto possono fare i lavori socialmente utili al posto della pena, va bene, per reati magari inferiori. I lavori socialmente utili sono un qualcosa che può effettivamente aiutare il delinquente a rieducarsi, ma non può essere sostitutivo di una pena. La pena deve essere grave, deve essere severa e soprattutto deve essere certa. Nel momento in cui abbiamo un ordinamento dove non c'è la certezza della pena, andiamo un po' a sbando. Io ho un'idea invece per quanto riguarda i socialmente utili, io farei fare a tutti i detenuti, perché è basilare farglieli fare, poi vi spiego però perché e come e dove. Bisogna farli integrare, per farli integrare quando hanno finito la pena bisogna che sappiano un mestiere, per fare un mestiere bisogna che lo imparino, per imparare questo mestiere gli si dà da fare nuove carceri. Chi farà il muratore, chi farà il carpentiere, chi farà il falegname, chi farà il manutentore, quando hanno finito quelle carceri, che domani potrebbero anche ritornare dentro se sbagliano ancora, sulla carcere che si sono costruiti, allora automaticamente hanno quel mestiere che magari quando sono fuori sicuramente possono trovare un posto di lavoro. Qualche giovane delinquente lo troviamo? No, io sono convinto, io do ragione a quel signore là, io sono convinto che se ci fossero dei lavori un po', diciamo così, un po' duri, non forzati o fuori dalla norma, ci sono certi carcerati, ci sono certi delinquenti che hanno più paura di rimanere in carcere a lavorare che non a fare il reato. Cioè, se oggi devo andare in carcere per rimanere in carcere ci vanno volentieri, se domani devono pensare che potrebbero andare in carcere e devono anche lavorare, hanno più paura del lavoro che del carcere. Posso dirvi la differenza fra i sogni e la realtà, perché altrimenti anche qua non si capisce come la storia. Noi abbiamo la Costituzione più bella del mondo, detto prima, no? Quindi chi comanda in Italia?
il Parlamento, il Governo o la Corte Costituzionale? La Corte Costituzionale. C'è stata una sentenza della Corte Costituzionale che dice che tu non puoi far lavorare i detenuti se non li paghi e che i detenuti, i lavoratori, hanno esattamente lo stesso diritto dei lavoratori normali, al punto che io ho avuto dei detenuti che hanno fatto causa al Ministero della Giustizia a causa di lavoro che non gli davamo le ferie, giuro che è vero, e abbiamo perso la causa. Ergo, c'è una legge, che è stata una legge di un deputato del PD, non mi ricordo più chi fosse, mi pare Ichino, non mi ricordo più bene, che comunque, bontà della Corte Costituzionale, siccome gli paghiamo il vitto e l'alloggio, hanno detto non devono avere lo stesso trattamento sindacale dei lavoratori fuori, siccome gli paghiamo già il vitto e l'alloggio gli possiamo dare il 75%. Il 75%. Allora cosa vuol dire? Tu vuoi far lavorare un detenuto? Gli devi dare il 75% della paga, lo devi ovviamente mantenere, gli devi pagare le ferie. A quel punto, io mi ricordo, è venuto da me un lavoratore e mi ha detto: io sono disoccupato, siccome si parlava di dare lavoro ai detenuti, cosa devo fare a trovare lavoro? Ammazzare qualcuno, andare in galera e lavorare? Allora le cose sono molto complesse nella realtà italiana. Se noi pensiamo di poter diciamo agire come se fossimo in un paese razionale, non andremo mai da nessuna parte, perché c'è sempre o la Corte o la Cassazione o il Consiglio di Stato o la Corte dei Conti o il magistrato. Vi dico l'ultima e poi basta, ma purtroppo si parla sempre di giustizia, sempre di lavoro. Alla Malpensa hanno beccato con le telecamere 10 lavoratori, chiamiamoli lavoratori, che erano quelli che smistavano i bagagli, che aprivano i bagagli, rubavano e rimettevano i bagagli, tutti condannati ovviamente, non sono andati in galera, perché andare in galera in Italia è dura, non è così semplice andare in galera in Italia. Hanno fatto causa alla SEA che li ha licenziati. Indovinate cosa ha fatto il giudice del lavoro, indovinate dove sono questi oggi? Sono a fare esattamente lo stesso lavoro che facevano prima. Allora non c'è niente da fare, c'è un paese che è fatto da tutti noi, che ragiona in maniera razionale, uno dice gli faccio fare i lavori forzati. È vero, negli Stati Uniti i detenuti devono fare due cose, o devono lavorare o devono studiare, e chi lavora becca un dollaro al giorno. C'è stata la protesta delle aziende, cosa fanno? Fanno le divise per i militari, fanno schede elettroniche anche. C'è stata la protesta poi delle aziende che invece dovevano pagare i lavoratori, che ha detto ma quelle aziende che fanno lavorare i detenuti a un dollaro al giorno ci fanno concorrenza sleale. Quindi le questioni sono veramente estremamente complesse. Immaginate, noi abbiamo 60.000 detenuti, un costo di ogni detenuto di 30.000 euro all'anno, potete vedere voi il costo che viene fuori. Per il cittadino è meglio che stiano in galera a far niente che lavorare, questo poi alla fine è il risultato. Castelli, vedi quando... Io farei ancora un applauso a Castelli perché ci ha ascoltato per tutto il tempo. Bravo Castelli. Allora io... Castelli, torna in vigore l'idea quando eri ministro, ma andiamo a casa di qualcuno, un detenuto che lo tiene lui a casa a metà di quel costo, trova anche il lavoro. Possiamo dire... Guardiamo. Allora, se non ci sono, l'ultima domanda, se no facciamo fare un saluto da parte di tutti. Sì, capito. Comincia il nostro consiglio annunziante da fondo fino alla Erika, se salutate. Allora, sì, sì, allora. Grazie Vanalli, grazie per essere stato qui con noi. Una considerazione molto semplice. Visto che probabilmente, sicuramente ci saranno le amministrative, le europee, sicuramente anche le politiche,
quello che ci deve preoccupare in questo periodo è cercare di capire in che termini rapportarci con chi si è un po' allontanato dalla Lega e da chi magari la Lega non l'ha mai votata. Perché il nostro problema non sono tanto neanche i siciliani e i calabresi. Il problema nostro sono la gente di Bergamo che per il 60-70% non vota Lega. E io questa cosa non l'ho mai capita, perché due fratelli, uno fa il metalmeccanico, l'altro fa l'operaio normale, che abitano sullo stesso pianerottolo, nello stesso condominio, uno vota Lega e uno vota Partito Comunista addirittura, eh? Adesso non va a votare perché non c'è più, non è presente più. Per cui ecco, queste discrasie anche familiari sotto l'aspetto di due persone che hanno lo stesso tenore di vita non le ho mai capite. Poi chi non ha, signori, l'amore per la propria terra è meglio che inneschi un meccanismo probabilmente diverso nel sistema di stare al mondo, e signori non è poi neanche colpa nostra se si lamentano. Io quello che vedo è che comunque alla fine fanno il giro, poi arrivano agli amministratori Lega a chiedere una mano. Noi ci facciamo comunque in quattro perché poi alla fine siamo dei pirla, però questo fa parte un po' del nostro DNA e inneschiamo veramente un qualcosa di buono. Dopo magari il voto è da mia stessa, però prima... Ah, una cosa che mi sono... Osti, mi sono dimenticato una cosa quando si parlava di sindaci. Qualcuno ha parlato dei sindaci prima. Io ricordo di aver fatto una campagna elettorale. Osti, ce l'ho, eh? Perché mi sembra... Speriamo tu ce l'abbia nel giubbotto. Sì. Vai, vai, vai. Ciao, cioè adesso ve la faccio vedere. Ma è la prossima che prima? Sì, ma se non vuole. È questa qua. Ah, ecco. Vedete, noi abbiamo fatto una campagna elettorale con questa fascia, invece di avere la fascia tricolore da sindaco. La leggete da lì? Allora, bravo, bravo. Questa cosa qua è il Vangelo della Lega. Noi non muoviamo un dito se non è per i cittadini. Bravo. Purtroppo l'impegno che noi mettiamo per i cittadini viene banalizzato da uno Stato centrale che ci limita al massimo. E ho poi scoperto una cosa, ci limita proprio perché siamo talmente bravi a fare gli amministratori che l'unico sistema per far sì che la gente ci voglia male è toglierci le palanche. Questo ci mette in condizione di essere estremamente vulnerabili. Buona serata a tutti. Ringrazio anch'io ovviamente innanzitutto i militanti della Val Seriana perché da 24 anni organizzano questa festa e sicuramente per altri 24 anni andremo avanti ad organizzarla. Ringrazio gli amici del Veneto qua sul palco e coloro che li hanno accompagnati. Ringrazio voi per essere qui, per essere stati qui stasera, per aver avuto anche la pazienza di ascoltare probabilmente esponenti della casta, quindi i più odiati che adesso in questo momento ci sono, però permettetemi anche di dire qual è la differenza tra noi e gli altri. Io non penso che vi sia altra festa in tutta la Bergamasca sicuramente, ma penso in tutto il nord in cui i cittadini hanno avuto la possibilità di incontrare gli esponenti della casta e in cui soprattutto si è data libertà di parola, quindi con rischi non io, ho temuto a un certo punto che si scatenasse. Ecco, no. Quindi per dire anche comunque che per noi che siamo rappresentanti istituzionali della Lega è sicuramente importante, necessario ed è bello poter incontrare i cittadini, sentire i complimenti se servono, i sacramenti invece anche questi se servono. Comunque grazie a voi veramente perché una serata di agosto l'avete dedicata ad ascoltar noi, grazie. Beh, no, in ogni caso io devo fare i ringraziamenti per l'invito che mi è stato dato, naturalmente per tutta l'organizzazione di questa grandissima festa che è per la prima volta che io vengo, naturalmente i complimenti più sinceri. Per quanto riguarda invece il futuro della Lega, io lo vedo molto roseo, alla differenza di magari di qualche maligno o di queste persone che magari cercano sempre di creare il problema. Perché lo vedo roseo? È l'unica forza politica che continua a parlare alla gente come 20 anni fa, come 25 anni fa. Non è cambiato una virgola. Purtroppo la politica è fatta anche di molte menzogne.
però quando c'è un traguardo politico come il nostro, difficilmente le menzogne possono riuscire a coprire il buono ed il bello di quello che la Lega ha sempre fatto e ha sempre detto. Io sono convinto fino in fondo che il problema è sicuramente qua al nord, che è la gente che riesce poco a come posso dire così, ad avvicinarsi alla politica, e questo fa sì che abbiamo delle lobby molto forti che gli dicono ancora cosa devono votare, magari proprio contro anche quegli interessi di quella famiglia o l'interesse di quella persona. E qua sta a noi riuscire a far venire fuori il meglio di noi stessi per fare quell'opera di convincimento che a noi serve. Vedete, noi oggi siamo completamente tagliati fuori dal sistema dell'informazione, radio, televisivo e carta stampata. Ma per un semplice motivo: mai, ricordatevi, mai nella storia politica italiana si è riusciti ad avere tre presidenti di regione o governatori in linea su uno stesso progetto. E questo per il sistema italiano del dopoguerra, non essendo mai affrontato, non sanno da che parte il pesce pigliare. Io vedo la difficoltà oggi di Roma nei nostri confronti. È vero, siamo 18 alla Camera, però quando qualcuno di noi in qualche momento importante dell'attività politica fatta alla Camera prende parola, viene molto ascoltato e viene molto attentamente ben vissuta quello che dice, perché è vero che siamo 17, cioè 18, però in realtà rappresentiamo molto di più, e questo fa sì che dovete voi da oggi, da domani, fare quell'opera di convincimento, essere convinti che solo con la Lega si può andare fuori da questa crisi. E ripeto, se noi vogliamo rimanere in Europa c'è solo un sistema: riuscire a copiare il più possibile quei paesi europei che ci hanno insegnato come si fa a primeggiare sempre in Europa. Io voglio, ripeto solo una cosa: oggi chi comanda l'Europa è la Merkel. La Merkel ha un'economia che siede sopra a un sistema federale, perciò Repubblica Federale Tedesca e non Repubblica Centrale Romana. Grazie. Io sottoscrivo quello che ha detto Nunzio, che è il Vangelo della Lega. Noi difendiamo i cittadini, noi difendiamo i loro interessi, il loro lavoro, quello che vogliono fare, le loro famiglie, le loro amicizie, le loro associazioni volontarie in cui lavorano volontariamente, non perché costretti da una legge dello Stato. In una parola, noi difendiamo la libertà, e noi siamo l'unico partito, siamo in pochi ma siamo combattivi e siamo determinati, che difende il cittadino, l'individuo, la libertà, i suoi spazi che Roma ci sta continuamente restringendo, mettendoci tasse, mettendoci leggi che non capiamo, leggi inutili. Inutili perché noi abbiamo una civiltà innata, e lo sappiamo benissimo, le nostre comunità avrebbero bisogno di un quarto delle leggi che ha lo Stato italiano, che non servono a noi, servono ad altri, ad altre realtà, non alle nostre, che potrebbero regolarsi in modo spontaneo. Per quello chiediamo il federalismo, per quello ci battiamo per questi nostri ideali, perché vogliamo avvicinare la politica a quelli che sono gli interessi dei cittadini. E questo è il nostro faro, qui ci muoviamo. Lasciatemi finire con un complimento, che io non è retorico: avete una bellissima militanza, avete fatto una festa molto ben organizzata con un calendario interessantissimo, quindi i miei complimenti e grazie per l'invito. Ma io ringrazio per l'ospitalità, non è la prima volta che vengo da Lombardo, però ho accolto molto volentieri l'invito, sapendo quanto conta per la Lega questa festa. A voi vanno assolutamente i miei complimenti, che anche i complimenti dei militanti della mia provincia. Io il messaggio che rivolgo stasera è il messaggio soprattutto a quelli della mia generazione, che si sono trovati in consegna a un territorio ed una vita quotidiana diversa da quella che si sta prospettando. Noi abbiamo il compito di cercare di tutelare
quello che ci hanno consegnato e di cercare di trasmetterlo ai nostri figli, e finché ci sarà la Lega io avrò la speranza che il mio nipote possa risiedere in un territorio che non sarà più il nord Italia ma sarà la Padania. Grazie a tutti. Ringrazio anch'io gli amici di Bergamo per averci dato la possibilità di essere qua presenti a questa festa. Per avere questa festa penso abbiano lavorato parecchi giorni e abbiano consumato parte delle loro ferie, perché hanno un ideale ed hanno un credo. E questo vuol dire essere tutti insieme ed essere soprattutto uniti. Non è vero che la Lega è finita, proprio circa un mese fa nella provincia di Rovigo abbiamo fatto una piccola festicciola, non bella come questa, ma una piccola festicciola dove abbiamo consegnato al nostro segretario nazionale 200 tesserati nuovi. Perciò la Lega non è finita, se siamo insieme riusciamo a ritornare quelli che eravamo prima. In bocca al lupo a tutti e grazie ancora. E anche a me un doveroso veramente ringraziamento a tutti voi, all'invito. È stata un po' di strada, vedo che da Rovigo è stata anche di più, però è veramente un onore. È un onore veramente continuare ad avere un contatto con la gente, e credo che proprio la classe politica, come sia in Parlamento sia nelle amministrazioni, devono imparare veramente ad ascoltare la gente, anche se un po' tutti noi dovremmo farci un po' un esame di coscienza, perché l'Italia è fatta dai politici, è stata distrutta dai politici. Adesso c'è forse una possibilità di avere una classe politica nuova. La Lega Nord ha, si parlava anche prima di, una rinnova, di un rinnovamento, c'è stato i giovani che entrano, i più anziani, i più esperti che insegnano, c'è un movimento, però dobbiamo ricordare che dobbiamo cominciare a pensare che come italiani dobbiamo veramente migliorare noi stessi e non essere italiani sempre. C'è una coda, si rispetta la coda, c'è da andare, c'è qualche regola va anche rispettata, dobbiamo essere un po' più critici. E i politici devono ascoltare veramente di più, perché siamo tutti noi che facciamo la forza. Nella Lega Nord, quello che a me aveva appassionato della Lega Nord all'inizio è il motivo per il quale io ho aderito alla Lega, perché la Lega a me è sembrata proprio una famiglia, che mi vengono a dire che ci sia, ci sono dei problemi, ci sono delle opinioni diverse, eccetera, eccetera. Però il bello della Lega per me è stato aver avuto la possibilità che il simpatizzante, il militante, il cittadino, chiunque aveva la possibilità di andare anche a prendere per la giacchetta il politico e dire tu stai sbagliando. E c'è questo confronto diretto che secondo me fa un valore grande della Lega, per cui secondo me dobbiamo veramente crederci. Grazie a tutti e ciao. Allora, senatore, se erano riusciti a stracciare i deputati, il senatore Pepe. Assolutamente sì. Esatto, gli ha risposto lui e ha detto sì, dopo loro gli diranno di no. Però questo per dire che comunque quello che fa la Lega è servito anche da chi in questo momento sta facendo altro, però si interessa, non tanto per fare la battuta, ma si interessa di tutto il movimento, come dicevano loro, anche io ho sentito gli altri gruppi, sono uniti, Camera e Senato, come se fossero un gruppo unico, e quindi cercano di portare avanti quello che sono i nostri interessi, perché sono scesi a Roma per difendere gli interessi del no. Grazie a loro per essere stati ospiti stasera, grazie a tutti voi per essere stati qui presenti ad ascoltarci, grazie ancora a tutti quelli che stanno lavorando per la festa. Bene, grazie a tutti. Grazie.